partire dagli anni 90 abbiamo una trasformazione profonda del quadro della memoria pubblica nazionale relativa alla Seconda Guerra Mondiale e alla Resistenza. Questi cambiamenti sono strettamente legati al mutamento del quadro politico, crollo della Prima Repubblica, crisi di tutti quei partiti che avevano animato la Repubblica, che nascevano dal CLN, dai liberali comunisti, e avvento per la prima volta di una destra di governo costituita da partiti che non avevano radici nella tradizione antifascista come la Lega Nord e Forza Italia, o addirittura un partito come il Movimento Sociale Alleanza Nazionale, che invece era legato alla tradizione contrapposta, alla memoria antagonista e rancorosa del neofascismo. Tutto questo innesca una vera e propria guerra della memoria, anche se ufficialmente la parte politica vincitrice del 94 fa appello alla pacificazione nazionale, alla memoria condivisa, ma in realtà contesta la base di legittimazione storico-politica fino allora vigente. Si prova a sostituire l'asse di legittimazione fondato sulla contrapposizione fascismo-antifascismo con un altro asse, che è quello fondato sulla contrapposizione fra totalitarismo e antitotalitarismo. Il comunismo, in quanto totalitario, non può definirsi democratico, anche se antifascista. Questo è un po' il nocciolo della questione. E in questa nuova temperie delle memorie si arriva anche a delle critiche molto radicali, ad esempio la richiesta di abolizione del 25 aprile come festa nazionale e la sua sostituzione o col 4 novembre o col 18 aprile in ricordo della vittoria del 18 aprile del 48 della Democrazia Cristiana contro il blocco socialcomunista. Si arriva anche a proposte legislative di vera e propria parificazione fra fascisti e antifascisti, fra partigiani e cosiddetti ragazzi di Salò. Queste proposte, diciamo, più radicali, di vero e proprio ribaltamento della tradizione precedente basata sull'antifascismo e la resistenza, non ottengono successo, in qualche modo si arenano in Parlamento. Questo, a mio avviso, è dovuto in gran parte alla funzione svolta dal Quirinale, dal Presidente della Repubblica, prima Ciampi e poi Napolitano, che agiscono come vera e propria diga istituzionale rispetto a queste richieste di rottura più radicale, e provano a rilanciare una memoria unitaria fondata su una riscoperta della resistenza soprattutto in chiave nazional-patriottica, ecco la valorizzazione dell'elemento militare, Cefalonia come luogo della memoria, e anche su un'attenzione a tutte quelle che sono state le vittime italiane della guerra, le vittime delle stragi nazifasciste, dunque l'attenzione del Quirinale per la vicenda dell'armadio della vergogna, e anche ad esempio l'attenzione per le vittime delle foibe. Da un punto di vista di memoria pubblica, negli anni 2000 abbiamo un quadro molto articolato, perché il Parlamento vota diverse nuove solennità civili, si chiamano così, la più famosa il giorno della memoria, ricordo, della Shoah nel 2004, poi il giorno del ricordo per le vittime delle foibe e gli italiani espulsi dall'Istria e dalla Dalmazia. Si creano così una serie di memorie che sono o competitive, concorrenti, ad esempio la memoria della Shoah e la memoria della Resistenza, o memorie addirittura contrappositive, la memoria delle foibe contro la memoria della Resistenza. E una memoria contrappositiva, quella delle foibe, che non è solo interna, non è solo in polemica nei confronti della Resistenza, ma è anche una memoria italiana giocata contro la memoria croata, la memoria slovena, tanto che abbiamo avuto delle crisi diplomatiche molto gravi. Rispetto a questo universo di memorie contrapposte, anche qui il Quirinale ha svolto un ruolo molto importante, e mi piace ricordare l'ultimo Napolitano, che ha provato a trasformare ad esempio la memoria delle foibe da una memoria, come dicevo, nazionalistica contrappositiva in una memoria europea riconciliata, basata sul riconoscimento delle reciproche colpe, degli atti di violenza commessi dall'Italia nei confronti della Jugoslavia e viceversa, con una serie di iniziative che hanno coinvolto appunto il presidente Napolitano, il presidente della Repubblica Slovena e il presidente della Repubblica Croata. Questo è un avvio,
di elaborazione di una nuova memoria in chiave non più autovittimistica e rivendicativa nazionale, ma in chiave appunto di riconciliazione europea e molto importante, basata sul riconoscimento anche delle nostre colpe. Quindi non solo gli italiani come vittime dei tedeschi o vittime dei comunisti jugoslavi, ma italiani anche come perpetratori, come carnefici. Questo è un confronto che è stato un'elaborazione di memoria che è stato appena avviato, ma credo che sia molto importante continuare su questa strada.